tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. In questo tag della vita sto leggendo le domande del canale di Nick di Duca Pompi, tag creato da un certo Paolo che non conosco, però sicuramente se andate a guardare il video di Nick che è su nelle schede potete sicuramente risalire a Paolo. Allora, sono domande che non riguardano i libri, quindi se non vi interessa potete anche cambiare video, e non dovrebbero esserci domande che necessitano di una risposta prolissa, insomma lunga, però insomma spicciamoci, iniziamo subito, magari sono io che mi parlo in chiacchiere dove non dovrebbero esserci. Allora, domanda numero 1: qual è stato il momento più difficile della tua vita? Beh, sicuramente quando è stato male mio nonno e quando poi è venuto a mancare, perché lui era un uomo intrepido, attivo. Lui è morto che aveva quasi 82 anni, e vedere un uomo a 80 anni passate fare le cose che faceva lui, non ci credevi, ve lo giuro che non ci credete se ve lo dico, perché un uomo a 82 anni sicuramente non si faceva i viaggi in macchina fino a Torino, cioè da Pescara a Torino sono 7 ore di viaggio se proprio tutto va bene. E poi al ritorno dal viaggio non si metteva a imbiancare la casa, proprio nessuno l'avrebbe fatto, sicuramente un uomo di 80 anni e passa. E quindi diciamo che è stato un po' difficile vedere un uomo in generale, ovviamente conoscerlo come un uomo attivo e intrepido come lui, allettato, perché purtroppo la sua malattia l'ha portato anche a questo, e quindi è stato un po' difficile. Poi è stato anche mio nonno, insomma. Io sono contenta di aver avuto un nonno fino a 21 anni. Numero 2: qual è stato invece il momento più felice della tua vita? Beh, ce ne sono stati tanti. Al momento non mi viene il più felice in assoluto, anche se credo che tutti i momenti felici vanno ricordati e menzionati sempre e non sempre quelli tristi, difficili. E anzi, qua siamo in un posto felice, vogliamo essere tutti felici. Forse al momento mi viene da dire, da brava lecca culo quale sono, è quando ho aperto questo canale, perché tuttora mi porta gioia e felicità. Altri momenti felici ce ne sono stati, ovviamente quando ho incontrato la mia migliore amica, non so, ce ne sono tanti. Quando ho iniziato l'università, veramente l'università che mi piaceva, e quindi quando ho iniziato a fare veramente gli esami, quando ho preso il voto più alto magari di tutta la mia carriera universitaria, quel giorno che ho preso 29, mannaggia santa, però è il voto più alto che io abbia mai preso, e ce ne sono tanti di questi momenti. Quindi non potrei sceglierne uno, perché non c'è stato, appunto, ripeto, il momento più felice in assoluto della mia vita. Numero 3: chi pensi di essere stato nella scorsa vita e chi vorresti essere nella prossima? Allora, io sono molto riluttante su questa cosa, su queste vite passate, prossime vite, però ci sono alcuni momenti in cui penso effettivamente che io abbia avuto una vita passata e che potrei averne una prossima, anche se in realtà io sono credente, quindi non lo so fino a che punto potrei credere nella reincarnazione, una prossima vita, non lo so. Comunque, non lo so chi potrei essere stata in una scorsa vita. Non lo so, sinceramente. Non ci ho mai pensato così a lungo da dire io sarei stata così in una scorsa vita. In una prossima, invece, io vorrei troppo essere una persona VIP, insomma, più che altro nella recitazione. Io mi ci vedo troppo, solo che adesso non ho il mood di iniziare a fare recitazione, a fare teatro, cose del genere. Non mi ci vedo in questo momento, però in una prossima vita mi ci vedrei troppo a fare l'attrice, oppure lavorare nel cinema in generale. Una scorsa vita, sinceramente, non lo so. Io mi vedo sempre, spesso, anzi, il periodo storico vedo, mi vedo sempre in un periodo di guerra e di schiavitù. E forse nel periodo della seconda guerra mondiale.
insomma, solo questo. Io forse mi vedo, però è una cosa generale tra gli ebrei che sono stati deportati ad Auschwitz, però io non sono ebrea adesso, quindi non lo so, è una cosa un po' generale, però non sono tanto convinta di questa risposta. Però diciamo che nel periodo storico mi vedo tanto durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, poi numero 4, pensi che la vita sia stata generosa con te? Cosa ti ha dato di cui vai fiere e cosa ti ha tolto? Io credo di essere stata molto fortunata nella mia vita, la vita è stata molto generosa con me. Cosa mi ha dato di cui andare fiera? Sicuramente la mia famiglia, i miei amici, tutte le persone che mi stanno accanto, anche se sembra una risposta banale, ma per me non lo è assolutamente. E non dovrebbero esserlo per nessuno. Cosa mi ha tolto? Beh, nonostante tutte le esperienze negative della mia vita, in quel momento magari pensavo che la vita non fosse stata generosa con me e che mi avesse tolto una parte di me, in realtà poi me l'ha restituita quella cosa sicuramente. E una cosa che mi viene in mente in questo momento è che mi ha tolto un amico prezioso che io avevo alle elementari. Forse questo rientra nel mio secondo momento più difficile, pensando alla prima domanda. E vedendolo morire, sinceramente, è stato un po' difficile, anche se stava male dalla nascita. Lui è nato malato, purtroppo, e quindi poi ha perso la vita. Che era un bambino, eravamo tutti bambini e mi ricordo quel giorno come se fosse ieri, nonostante siano passati 10 anni circa, credo, sì, non mi ricordo neanche più. Però dall'altro canto la vita mi ha restituito delle persone a cui posso fare affidamento. E quindi solo questo mi viene in mente, mi ha tolto solo quell'amico prezioso che avevo alle elementari. Però, ripeto, la vita è stata generosa con me e mi ha dato ben altro anche, mi ha restituito quello che mi ha tolto. Numero 5. Vorresti provare per un giorno ad essere dell'altro sesso? La prima cosa che faresti? Allora, sì, per un giorno io vorrei davvero essere un uomo. Più che un uomo, un ragazzo, perché i ragazzi della mia età non lo so come ragionano, quindi la prima cosa che farei è provare delle le emozioni che provano loro e vedere cosa pensano col cervello, cosa hanno nel cervello, cosa pensano, cosa colgono dal sesso femminile. Così magari quando tornerò poi donna saprò come affrontare il genere maschile, perché ci sono passata, no? Sono stata uomo, quindi potrei saper comportarmi meglio. Questo basta, poi cose che penso che farebbero tutte le donne se fossero per un giorno uomo, per dire fare la pipì in piedi in mezzo alle fratte, oppure fare l'elicottero dopo la doccia. Voi maschietti ammettetelo, lo fate perché io lo so che voi lo fate. Quindi questo basta. Poi numero 6, se potessi vivere in un'altra epoca per un mese, quale sceglieresti? È difficile scegliere. Io sceglierei sicuramente il periodo in cui Gesù era vivo, perché ricordo che Gesù storicamente è esistito, poi che voi vogliate credere che sia il Messia o no, sono fatti vostri, ognuno è libero di pensarlo come vuole, però vivrei sicuramente nel periodo in cui lui era ancora vivo e andava predicando, insomma, e per sapere se effettivamente ci avrei creduto oppure no, perché molti non ci credevano, no? L'hanno ucciso perché si professava figlio di Dio, quindi non ci credevano, no? Che fosse vero. E adesso non lo so se è più facile o più difficile credere, non lo so. Io lo ritengo più facile perché se una persona adesso magari mi viene a dire sono figlio di Dio, io tipo lo guardo male, anche se probabilmente, se fosse veramente figlio di Dio, farei lo stesso di quello che hanno fatto i tizi, pezzi di merda che hanno ucciso Gesù. Ok? Quindi
credo sia un po' più difficile, almeno oggi nel 2020. Poi nel 30 d.C. non lo so se era più facile o più difficile, però voglio vedere io come mi sarei comportata se avessi veramente incontrato Gesù fisicamente e vivo. Perché, ripeto, voglio vedere se la mia fede sarebbe stata uguale a quella che ho adesso. Numero 7. Nella vita hai avuto più delusioni o più soddisfazioni? Beh, sicuramente più soddisfazioni. Perché credo che anche dalle delusioni si possano avere poi delle soddisfazioni. Quindi più soddisfazioni. Numero 8. In questi mesi difficili per tutti, riesci a essere positivo? Allora, all'inizio sì, riuscivo, perché ero carica, ero tipo super positive, sì, ce la possiamo fare, ne usciremo, sì. Poi però quando ho realizzato effettivamente quello che stava succedendo, penso, e quindi ho pensato, se ci fossi stata davvero io, in quelle condizioni, veramente sarei stata così positive? Non lo so, per come sono fatta. Quindi per un periodo ero un po' giù di morale, però insomma sì, adesso è tornato il be positive, perché sì, ne siamo usciti una volta, ne possiamo uscire anche una seconda, anche se in realtà è sempre una prima volta. Però insomma, se siamo tutti un po' be careful, ne possiamo uscire definitivamente. Numero 9. In un ipotetico cassetto dei ricordi devi mettere una foto di una persona speciale che hai incontrato nella tua vita. Chi è? Allora, o mio nonno, poi numero 10. Se dovessi fare ora un bilancio della tua vita, saresti soddisfatto o ti manca qualche cosa? Adesso sono soddisfatta della mia vita, di quello che sto facendo, però sì, mi manca qualcosa. Io ho 22 anni, vado per 23, quindi mi manca ancora tanto da fare, io ho tantissimi sogni da realizzare. Poi, numero 11. L'ultima domanda è la più banale e la più complicata. Qual è il senso della vita? Allora, mi sono chiesta spesso qual è il senso della vita, senza mai trovare una risposta. Non lo so, sinceramente, non ho mai trovato una risposta soddisfacente a questa domanda. E alla fine di questo video tagga qualcuno. Allora, non so se mai guarderà questo video, ma voglio taggare Martina Fasoli. Oh, spero di aver pronunciato bene il tuo cognome, perdonami se non fosse la pronuncia giusta la mia. E se mai guarderai questo video, ti invito a rispondere a questo tag. Se non ti va, ignora e passa avanti, fai quello che vuoi sul tuo canale, basta che sei contenta tu e che ti diverti. Questo ovviamente è consiglio a tutti, non solo a Martina. E niente, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti le vostre risposte, vi lascio le domande nell'info box. Iscriviti al canale se non ancora l'hai fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!